Buongiorno Scimmiatti, oggi vi parliamo del Pixel 3a. È un telefono che presenta soluzioni innovative e servizi Google avanzati in un design un pochettino retro. Andiamo a scoprirlo insieme. Eccoci qui ragazzi, le soluzioni retro di cui vi parlavo sono esattamente due, diciamo, se così vogliamo dire, che si presentano nel lato esteriore del telefono. Allora, questo telefono non presenta nessun tipo di gotch, notch, foro per la fotocamera frontale o fotocamera scomparsa, ma presenta due bande classiche che fanno tornare indietro ai telefoni di 2-3 anni fa. Google ha pensato di portare su questo telefono tanta sostanza e poco design. Cominciamo subito con questa sostanza. Allora, il display è un 5,6 pollici OLED e l'unità è veramente bella. La densità di colore è la densità di colore è oltre il 140%, e la luminosità e la riproduzione sono veramente fantastiche. Voi vedete questa foto che c'è nello sfondo, è stata fatta con la fotocamera del Pixel. E devo dire che da questo punto di vista, dal punto di vista multimediale, il telefono è veramente molto molto bello. Vi faccio vedere un video in 4K in modo da farvi capire qual è la riproduzione, qual è la qualità. E così sentite anche l'audio nel frattempo. Usufruire dei contenuti multimediali con questo display è veramente bello perché comunque dà la possibilità di avere un'esperienza non indifferente. Nonostante il telefono sia, come dire, abbia un display da 5,6 pollici, permette comunque di essere maneggevole. Io, ad esempio, anche se ho le mani grandi, riesco a tenerlo con una mano e a chiudere la mano, cosa che di questi tempi diventa un po' difficile perché ormai i display stanno diventando sempre più grandi. Google, anche in questo caso, ha cercato di portare un'esperienza d'uso, diciamo facilitata, se così vogliamo dire, perché comunque è una dimensione media. Di questo telefono esiste anche il Pixel 3a XL, che ha un display da 6 pollici. Allora, sempre dal punto di vista estetico, questo telefono, oltre alle dimensioni, ha anche un peso molto contenuto perché pesa solo 147 grammi. E devo dire che a me, da questo punto di vista, è piaciuto molto perché? Perché comunque la leggerezza porta molto. È una cosa che su molti telefoni non si trova. Io molte volte mi sono dovuto toccare le tasche perché pensavo di averlo dimenticato, invece il telefono era lì. Allora, parliamo sempre di estetica. Il telefono ha, non so se la fotocamera riesce a metterla a fuoco. Qua c'è un contrasto fra grigio e nero. E quello che salta subito all'occhio è l'unica fotocamera frontale che c'è dietro. È una fotocamera da 12 megapixel con un'apertura f1.8. Anche in questo caso Google ha cercato di, come dire, di badare alla sostanza. Invece di avere 2, 3, 4 fotocamere, ha deciso di metterne una di ottima qualità. Ha una stabilizzazione digitale ottica molto, molto bella. E adesso vi faccio vedere qualche foto che ho realizzato con la fotocamera posteriore. Allora, eccolo qui. Come vi dicevo prima, la riproduzione da parte di questo display è veramente incredibile perché riesce a dare come dire, a dare qualità e a riprodurre in maniera perfetta ciò che viene scattato con la fotocamera. E quindi si ha una realtà molto vera di quello che si scatta. Anche questo dettaglio, se io comincio a ingrandire, non perde assolutamente di dettaglio, come potete vedere. E questo mi ha soddisfatto veramente tanto. Questo Eccoci di è nuovo, il ragazzi. Stop. scusate che abbasso il volume. Questo è il video test che avete visto sul Stabilizzazione digitale dei telefoni. Canale,
E anche in questo caso devo dire che la riproduzione è veramente bella, perché può registrare in 1080p a 60 frame per secondo e in 4K a 30 frame per secondo, e la stabilizzazione è combinata sia ottica che digitale. Parliamo di fotocamera frontale. La fotocamera frontale è una 8 megapixel f.2. Anche in questo caso verrebbe da dire che la Google ha risparmiato. Non è così, perché comunque anche se è una fotocamera da soli 8 megapixel, tira fuori comunque degli scatti molto belli. Questo è un selfie fatto con la modalità ritratto che scontorna molto bene. Anche questo, vedete qui. Nonostante si abbia una sola fotocamera, riesce co ah, comunque scontornato molto bene il soggetto. Cosa che molti telefoni non fanno perché non riescono bene a capire quali siano i contorni giusti. Tra l'altro, la giornata in cui ho fatto questa foto era ventosa, quindi dava la possibilità alla fotocamera di non riuscire bene a capire a mettere a fuoco gli oggetti in movimento. Invece non c'è stato nessun problema. Allora, vi faccio vedere un po' l'interfaccia della fotocamera. Allora, ha diverse soluzioni. C'è la panoramica, il ritratto, la fotocamera, i video, e poi ci sono altre opzioni che si possono aggiungere. Anche la fotografia notturna è molto bella, e riesce a tirare fuori degli scatti fantastici con poca luce. Dal punto di vista della fotocamera, il telefono è veramente promosso, perché a questo prezzo, 399 euro, si ha comunque una fotocamera di altissima qualità. Per quanto riguarda le prestazioni, vi faccio vedere il gioco che io utilizzo di solito, cioè Real Racing. Allora, Real Racing, eccolo qui. Ripeto, ha uno Snapdragon 670 con 4 GB di RAM e un Adreno 615. Si avvia molto velocemente e non dà nessun problema di impuntamenti o di rallentamenti. Comunque i dettagli vengono riprodotti al massimo e non ci sono altri. Come ho detto, non ho avuto impuntamenti. Posso parlarvi di Killer Future? Ma io sono cose che comunque non ho utilizzato. Ad esempio, non so se la fotocamera sta mettendo a fuoco. Se io premo i lati del. Vediamo un po'. Se io premo i lati del. Del telefono, vediamo un po' se mi. Forse non ci riesco. Vediamo un po'. Dovrebbe avviarmi l'assistente vocale. Eccolo qui. Se voi tenete premuto i due lati del telefono, vi avvia l'assistente vocale. E poi se voi tenete premuta premete due volte il tasto di accensione, vi permette di attivare subito la fotocamera. Ma io non sono molto per queste cose, anche perché per me, che sono molto sbadato e utilizzo una custodia, diventa difficile utilizzare queste, soprattutto la prima per l'assistente vocale, perché con la custodia si deve fare molta pressione per poter utilizzarlo, quindi per me sono cose abbastanza inutili. Allora, vediamo un pochettino la telefonata. Allora, proviamo il 146. Servizio clienti Fastweb, e così vi faccio sentire anche il viva voce. Nel servizio commerciale Fastweb. La chiamata è gratuita da rete fissa e dai numeri mobili Fastweb. Eccoci qui. Allora, l'audio del viva voce è molto alto. Presenta anche l'audio stereo, quindi l'audio esce sia dalla parte posteriore che dalla parte frontale, per avere un'esperienza audio molto, molto interessante.
E la ricezione, io utilizzo una scheda Fastweb e la ricezione è molto buona. Ci sono stati altri telefoni che hanno fatto meglio, però comunque l'audio in capsula è riprodotto in maniera eccellente e la ricezione è molto buona. Reparto audio, come detto, il reparto audio è stereo. Adesso vi faccio sentire una canzone, vediamo un po'. Allora, faccio sentire una canzone un po' pesante. L'audio viene riprodotto in maniera eccellente. È molto alto, ripeto, è stereo e viene riprodotto sia dal basso che dall'alto, quindi nessun problema. Presenta il jack delle cuffie, Bluetooth 5.0. L'unica cosa che c'è da dire, ma è una cosa normale perché comunque Google cercherà di portare l'utente all'utilizzo dei suoi servizi, è che l'espandibilità non c'è, c'è il carrellino per una sola SIM, per espandere i 64 GB di memoria RAM, di memoria interna, scusate, bisogna utilizzare i servizi Google Drive e Foto, ma io ad esempio li utilizzo già da tempo, quindi per me non è un grosso problema con nessun telefono. Eccoci qui ragazzi, siamo arrivati alle conclusioni di questa recensione. Allora, ho cercato di toccare tutti i punti e spero di avervi chiarito un pochettino la mia esperienza d'uso con questo Pixel. L'ho comprato perché volevo provare l'esperienza di avere un telefono Google con i suoi servizi. Devo dire che in parte mi ha deluso perché io lo vedo come un telefono con un Android One a bordo. Con qualche diciamo accorgimento in più, tipo il premere i lati per attivare l'assistente vocale o il doppio tap, che non sono cose che giustificano, secondo me, il prezzo di questo telefono e soprattutto l'esistenza di questo telefono, perché comunque io ho provato diversi Android One e non ho trovato grosse differenze. Tra l'altro ho notato che per essere un telefono Google con Android Stock ha lentezza negli aggiornamenti, perché comunque questo telefono esce con le patch di marzo, patch di sicurezza di marzo, siamo a maggio e ancora non sono arrivati gli aggiornamenti, cosa che dovrebbe essere immediata per un telefono che viene dalla casa madre, diciamo. Per chi vuole un telefono piccolino, maneggevole, dal peso ridotto, ma dalle caratteristiche tecniche molto, molto avanzate, io lo consiglio perché comunque non si trova di meglio sul mercato. La mia opinione personale è che dal punto di vista di prestazioni e cose varie ci sono altri telefoni che costano di meno e che possono offrire lo stesso. Io vi saluto. Continuate a seguirci su questo sul nostro canale, vi lascio qui il link per iscrivervi. I nostri social, come sempre, sono Facebook, Telegram, per le offerte, Facebook è la nostra nuova pagina. Iscrivetevi al canale, aiutateci a crescere e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao scimmiati!